Si chiama Bando Attrattività dei Borghi e fa parte del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza promosso dal governo. Tanti comuni ci provano perché la disponibilità di fondi è davvero notevole e Isola Dovarese è capofila di una domanda che unisce pure il comune di Torre de' Picenardi. A spiegare il progetto è Giampaolo Gansi, sindaco di Isola Dovarese, città famosa per il suo palio che non a caso punta tutto proprio sul centro storico. Il comune di Isola Dovarese intende riqualificare delle parti private di Piazza Matteotti e il comune di Torre de' Picenardi il recupero delle vecchie scuole di Cadandrea, rendendole un ostello di attrattività e ospitalità leggera. Il comune di Isola Dovarese, dicevo, parti private della piazza, riqualificazione e riempimento di contenuti, perché questo è lo spirito del bando, quindi mettere dei contenuti di tipo, in questo caso, culturale e di benessere. Il tema dominante è appunto cultura e benessere. Ci sta la musica, ci sta la spa, ci sta la sala zen. E se il sindaco di Torre Mario Bazzani ringrazia l'ufficio tecnico dell'Unione Terre di Pieve e di Castelli per l'importante e gravoso lavoro svolto della redazione del progetto, ecco che il totale dell'importo economico rende l'idea del peso del percorso intrapreso. Il massimale è 1.600.000 euro che va al comune capofila sul suo progetto. Il comune aderente ha un incentivo del 30% sul massimale messo a disposizione per il comune capofila.